Questo è l'esercizio, lo rileggo. Un gas perfetto monosomio esercizio reversibile formato da due isoterme a temperatura T1 e T1 mezzi e due isopari. Ieri erano due isopari. P2 è uguale a E più 1, c'è sempre la E famosa. Calcolare il rendimento, chiaro? Allora, abbiamo sempre un ciclo termodinamico, abbiamo sempre un verso di percorrenza che ovviamente condiziona. Cosa succede? L'ho detto ieri, vediamo se qualcosa vi è rimasto. Se io invece di andare in senso orario con senso antorario, se io invece di andare in senso orario con senso antorario, cosa cambia? Mantenendo tutto uguale. Alla fine il lavoro sarà sempre zero. Non mi dite ste bombe. Lavoro positivo negativo. Bravissimo, Marvis. L'ha detto? Ma dopo è positivo negativo. Sì, complessivamente sì. Però ho detto, cosa cambia una macchina termica che elabora il chilo da A a B o viceversa? In un caso abbiamo un lavoro positivo, ovvero la macchina motrice. In quell'altro caso abbiamo una macchina operatrice. Sembra poco. Cioè, se siete un van banca invece di versare sui figli, andiamo a poco. Sì, te sto lì in meno, però di fatto in caso uno tu accumuli ricchezza, in caso due tu la impoverisci. Se te tu van banca a portarci i soldi, domani tu sei più ricco. Se in banca tu vai a pigliarli, domani tu sei più povero. Questo è poco ma è sicuro, vero? Ti torna? Sì, ma non in banca tu vai né a portarli né a prenderli, tu vai senza che nessuno ti veda. Cioè, se tu vai in banca al cassiere, devo dire questo. Se tu vai in banca di notte, non c'è nessuno. Allora, ok. Allora, per il resto è tutto uguale, l'approccio uguale, cambia le formule ovviamente perché cambia le trasformazioni, ma non cambia il concetto termodinamico. Allora, per calcolare il rendimento abbiamo la formula che ormai sappiamo bene. Il rendimento si calcola sempre con solitamente, mi raccomando, sia termodinamico, il lavoro di ciclo fratto il calore assorbito. E ricordatevi, il calore assorbito è assorbito quando è maggiore di zero, vero? Allora, partiamo da AB. AB è un'isopara. L'isopara è l'unico caso in cui il calore si può calcolare immediatamente. Chiaro? Ora qui c'è un errore perché le isoterme sono AD e BC. Quindi isoterme AD e BC, isopare. Aspetta. C'è un errore perché le isoterme sono AD e BC, quindi l'isoterma è qui T1 mezzi e qui è T1, no qua come l'ha messo lui, va bene? Chiamo? Mentre isopare sono AB e DC, chiaro? Perché hanno messo le ostanti. Ah, era scritto male il corso. Cioè era posizionato nel punto sbagliato. Chiaramente le isoterme aumentano andando da sinistra a destra, quindi le temperature maggiori sono le rami di iperbole più verso destra, va bene? Allora, quindi il lavoro di ciclo, come abbiamo visto ieri, è LAB più LBC più L. CD più LAD. Va bene? Ora questo è il caso, forse, siccome c'è isopare isoterme e l'isopare si può calcolare subito il calore, è l'unica trasformazione, vero? Si potrebbe calcolare direttamente i calori e fare il rendimento con i calori senza passare dal lavoro. Perché a buon intuito, ma questo secondo me è un po', la prendete voi il tempo, ho nell'isopare il calore lo calcolo subito. Nelle isoterme il calore è uguale al lavoro, c'ho bisogno di passare dal lavoro, fo tutto il calore. Ritorna? Allora, in questo caso il rendimento termodinamico si può calcolare o col caso questo qui, oppure con questo.
Oppure è la stessa cosa, uno meno. Ok? Allora, siccome ho due isobari, nell'isobari il calore lo calcolo subito, con Cp delta T, posso nell'isobari calcolarlo subito, e l'unico caso dove posso calcolare subito il calore senza passare del lavoro, va bene? Nell'isoterme l'energia interna è nulla, quindi il lavoro vale il calore, quindi calcolo il lavoro che vale il calore, ho tutti i calori, e fa tutto il calore senza passare dal lavoro nelle altre trasformazioni. Chiaro? Tutto chiaro? Perché se dentro l'isoterma c'è il lavoro uguale al calore. Sì, e quindi ecco il lavoro... Invece c'ha il lavoro uguale a... No, l'isobara c'ha il calore uguale a Cp delta T. Quindi è la variazione interna. No! No! Allora, nell'isobare il calore lo calcoli direttamente con una formula, è l'unico caso. Ed è NCP delta T. Chiaro, T finale meno T iniziale. Quindi, nell'isobare lo calcolo così e vedo se è assorbito o ceduto a seconda se la temperatura aumenta o diminuisce. Nella isoterma è nulla l'energia interna, il lavoro vale il calore, quindi calcolo il lavoro e quindi ho subito il calore. E ho tutti e quattro i valori, lo posso fare. I positivi li metto ceduti, assorbiti, i negativi li metto ceduti e calcolo il rendimento. Chiaro? Senza calcolare il lavoro anche nelle fasi delle isobare. Perché se no nell'isobare deve calcolare il lavoro. Che non è difficile volendo, però, perché P è l'area di rettangolo, va bene. Vi vedete, quando ragiono voi mi perdete, come il robottino perde la linea. Sì, sì. Perché voi avete l'infrarossimo e un tachimale. No, voi avete lo sai che avete voi? La memoria vuota, la memoria è vuota. La dovete caricare di programma di studiare. O non vi funziona il cavo, cambiate il cavetto, che è un caricato. Perché quando spiego non mi seguite, vero? Siamo velocissimo. Sì. Ho ripetuto la cosa tre volte, diciamo. È la terza volta. Poi io c'ho. Ma io è la terza volta. Ma ne do per scontato perché me lo spiegate. Alzi la mano chi ha studiato, fermogliamo più di 5 ore. Attenti perché tiro la scarpa, eh. Vediamo alla lavagna, eh. Mi chiama la lavagna poi, chi alza la mano verrà chiamata la lavagna su. Io negativo. Come fa a seguirmi se tu non studiavo per Bodinava? Perché lei è un mese e mezzo per soffrire anche la voce. Cioè, tu mi puoi seguire, no? È come se ti fa inglese, dopo 3 anni ti parlo inglese. Non capisco, professore, è chiaro. Se tu l'hai studiato? Allora, ho detto che il rendimento si può calcolare in due modi. Col calore e col lavoro. Se ti ricordi bene, nell'isobare ti ha fatto trasformazioni, quindi a trovare o quattro lavori e quattro calori e poi apri la formula, oppure trovi i quattro calori e basta. Trovi quattro calori perché due l'hai immediati dalla formula diretta dall'isobare, unico caso, due sono uguali al lavoro. Quindi calcolo il lavoro e quindi il calore, due ce l'ho, un po' veloce. Se invece voglio fare il lavoro fatto il calore, devo calcolare i quattro valori più due lavori, fa sei calcoli. Chiaro? Quindi ora però come si procede? Capito innanzitutto che ti volevo far capire o no? Non mi dire andiamo avanti perché tanto non capivo nulla, che il discorso è questo. Ho cercato di fartelo capire. Te hai quattro trasformazioni. Se vuoi fare un lavoro fatto ciclo, devi trovare i quattro lavori, i quattro calori e li metti lì dentro e distingui il lavoro di ciclo dal calore assorbito e fai la formula. Questo lo fai quando il lavoro lo calcoli direttamente, il calore no. Per cui se io stringo comunque a calcolare l'energia interna, il lavoro e poi il calore. In questo caso, siccome il calore lo trovi subito, perché hai due isobare e lo trovi subito, due isotermi, qual è il lavoro? Lo trovi subito, perché trovi il lavoro e trovi anche il calore. Hai fatto quattro soli calcoli.
Se invece fai il lavoro di Ciro, devi fare i quattro lavori più i quattro valori, mettiamone fa due perché tu l'avevi fatto il lavoro, ne devi fare sei di calcoli. Ti torna? Perché fai il calore assorbito e il calore ceduto. Ogni trasformazione c'ha il calore assorbito e il calore ceduto. Ogni trasformazione c'ha scambio di calore, scambio di lavoro, scambio di energia. Ogni trasformazione. Sono 12 trasformazioni, 12 variazioni. Varia U, varia L e varia Q. Ogni trasformazione. Sono 4 trasformazioni, per 3 fa 12 calcoli. Teoricamente. Chiaro? Se te ne può fare 4 soli, tu risparmi tempo, no? Bene. Perché questo ti dà solo il rendimento. Se ti chiedeva anche il lavoro e il calore, allora un cavaggio lo rifai chiuso. Ma siccome ti dà il rendimento, che a quel rendimento ti basta calori. Qui allora li trovi subito, non devi fare il passaggio al primo principio, o meglio, ci passi quando dici il lavoro vale il calore, ma una volta sola. Chiaro? Perché il passaggio topio è che l'elisopera il calore si trova subito. Ed è l'unico caso, in tutti quegli altri casi, il calore lo trova attraverso il lavoro e l'energia interna, è il primo principio. Chiaro? Speriamo, mia tanto, ma insomma. Allora, partiamo dal calore, calore AB, isopara, T finale meno T iniziale, quindi è NCP T1 meno T1 mezzi, positivo, perché la temperatura finale è maggiore della iniziale. Perché è NCP? Perché c'è il numero di moli. Sempre. Come c'è NCV, come c'è l'energia interna, sempre. Chiaro? Sì, perché sempre con i saldi mole con questa formula. Chiaro? Te mettitelo sempre, non sbagli mai. Chiaro? C'è sempre il numero di moli. Perché spesso si dà per scontato che la trasformazione per unità di moli è solo una grandezza estensiva. Cioè basta moltiplicarlo per N. Chiaro? Quindi il concetto lo fai sempre per unità di mole. Chiaro? Questo lo vedrete anche nel motore a combustione. Spesso si ragiona per unità di mole, si ragiona per... che poi dipende dalla cilindrata di motore o da quant'altro. Chiaro? Però l'N c'è sempre. Chiaro? Attenzione, nel lavoro c'è, nell'N e nella M non c'è niente, perché il lavoro lavora con P e V. Quindi il numero di mole influenzano i P. Chiaro? Non i V, perché il gas riempie tutto il volume. Chiaramente più moli ho, più pressione ho, più energia di pressione. Chiaro? Perché ho più particelle che battono. Anche questo è un passaggio che avevo già fatto, però poi ve lo rifarò. Allora, qua B sostituisco e viene NCP T1 mezzi, positivo. Poi fa QBC. QBC si è detto uguale a LBC, perché l'energia interna è nulla. Chiaro? Primo principio. Voglia. Di solito si va in fila, però saltiamo anche questa logica. QDC è l'opposto. Va bene? È l'opposto perché è T1 mezzi meno T1. Quindi è negativo. Perché è l'opposto. È la temperatura finale T1 mezzi meno la temperatura iniziale T1. Perché tu vai da C a D. Tu vai così. Va bene? Poi si fa quello che si diceva prima, QBC, uguale all'LBC per il primo principio, quindi calcolo l'LBC nell'isoterma, che è N R T logaritmo naturale di
volume finale meno volume iniziale. E lo lascio così. Poi calcolo il Q di C è uguale N R T logaritmo. Il logaritmo lascia stare, ti dà noia, fallo così. VC fratto VB e di qua è VA fratto VD. Ok? Volume finale fratto meno fratto volume iniziale. Sbagliato, scritto insieme, scusate. La differenza è che in BC la temperatura è T1, qui è T1 mezzi. Perché qui è T1 mezzi e qui è T1. Ora cosa devo fare? Devo trovare VA, VB, VC e VD. Come fa a trovarlo? Il calore di C. Questo qua. E lì si calcola fratto il volume. Serve il volume finale fratto il volume iniziale. Il volume di H non capisce se lettere, non capisco. Sì, qua non capisci, queste? VDA, no, VDA. Aspetta, se le scancelle te le rifo. È che sto pensando come farlo, mentre penso scrivo e fa casino. Però, sì, ho detto, non c'è problema. Va bene ora? Allora, ora io devo riavare come fa a riavare i vari volumi? Come fa a riavare i vari volumi? I volumi si chiamano non era più perfetto, con le pozioni di gas perfetto. Allora, VA sarà NRT fratto P, no? Allora, sarà NRT1 mezzi fratto P che è E più 1. VB è NRT1 fratto E più 1 senza i 2 perché T1 è T1. VC è NRT1 fratto più 1 perché la pressione è più 1. VD è NRT1 mezzi per P1. Esigo l'interno. Quindi proprio per esempio il B si va con la temperatura solo di uno perché la linea è più in D come dove d'ossola? Come Bologna. In B come Bologna, cioè anche in B sì, in Bologna è sull'isoterma di 1, in A è sull'isoterma di 1 mezzo.
Non ho capito? Cioè, perché alcuni ci hanno messo due CP, due di lì, due di tipo un ciro su due di lì, vedo dei lì diverse di lì. Allora, in A ho più 1 e più 1, ora scancellare, questo è più 1, questo è più 1, allora in A ho pressione più 1, temperatura più 1 mezzi, in B ho pressione più 1, temperatura T1, in C ho pressione più 1, temperatura T1, in D ho pressione più 1, temperatura più 1 mezzi. Chi? O l'ho detto all'inizio, sono sbagliati. L'ho detto all'inizio. È la prima cosa ho detto. Ci si può andare? Ora sostituisco, però qui, qui ormai è matematica, va bene? Quindi qui da ora in poi termodinamica è finita. Allora, questa è solo matematica, purtroppo noi senza matematica siamo come monchi, chi sa il braccio ci manca la mano, lo so, però vi vedo molto sereni per ora, quindi vuol dire... No, ma ora abbiamo, cioè, più o meno io cos'è che ho capito, un po' fatica ma l'ho capito. Ora, questo è VC, VB come lo scrivo? Moltiplio e lo rigiro. Perché una divisione, questo ve lo ricordavo, lo faceva anche alla lettera. Lo rigiro questo, va bene? Sarebbe E più 1 per NRT1. Va bene? Quindi, e rimane logaritmo di E, che equivale a 1. L'abbiamo visto anche ieri. Poi facciamo Q di A, che è uguale a logaritmo di VA, quindi NRT1 fratto 2E più 1, per VD, lo rigiro, 2 più 1 fratto NRT1. Semplifico. Viene 1 fratto E, che vorrebbe dire meno, meno NRT1 mezzi. Quindi questo è un calore ceduto, questo è un calore assorbito. Poi abbiamo, questo è un calore ceduto, questo è un calore assorbito. Chiaro? Dio sì un posto, se no un lavoro più, non tu vedi più nulla. Quindi abbiamo in rosso e allora assorbiti. In blu abbiamo valori ceduti. Possiamo sommarli, quindi i calori assorbiti saranno AB. A questo punto possiamo sommare i calori, trovare il rendimento, va bene? Abbiamo i calori positivi, ovvero assorbiti, sono quelli in rosso, positivi, quelli negativi sono quelli ceduti, e calcolare il rendimento. Il rendimento... termodinamico sarà calore assorbito meno valore ceduto, quindi N Tp T1 mezzi più N R T1 meno il calore
deduso che sarà n tp t1 mezzi più nr t1 mezzi. Ok? Fratto il calore assorbito nCp T1 mezzi più nRT1. A questo punto sviluppo la parentesi sopra, nCp T1 mezzi più nRT1 meno nCp T1 mezzi meno nRT1 mezzi fratto nCpT1 mezzi più nRT1. A questo punto posso semplificare e rimane nRT1 meno nRT1 mezzi, quindi nRT1 mezzi, quindi rendimento termodinamico vale nRT1 fratto 2. Questo è come scrivere 1 fratto per 1 fratto. 1 fratto tutto questo. Metto in evidenza nT1 e mi resta Cp più R. Semplifico. N e T1 e mi resta R fratto 2 Cp più R. Ora si calcola un gas monatomico, Cp è uguale a C mezzi R per i gas monatomici. Sostituisco R fratto 2 5 mezzi R più R. Porto fuori l'R e lo semplifico e resta 5 mezzi più 1. L'R lo semplifico, 5 mezzi più 1 fa 7 mezzi per 10 più mezzi, scusa. Perché era 10 più mezzi, va bene? Quindi 5 mezzi R fatto R mezzi fa 5 quarti più 1. Va bene? A questo punto l'R lo semplifico, qui viene 9 quarti per 2, viene 9 mezzi, uguale 2 noni. E questo è il rendimento termodinamico di questo ciclo, va bene? Perché qui per il passaggio sarebbe 1 fratto 2, 9 quarti. Semplifica i due, e questo è come scrivere due noni, va bene? Questo è il rendimento termodinamico di questo ciclo, ok? Come abbiamo visto, non dipende. In questo caso potete calcolare anche senza nocciolo T1 e P1, va bene?